Ad occhio nudo sembra un semplice avvallamento tra il marciapiede e la carreggiata. In realtà il dislivello visibile fuori la chiesa di Santi Cosma e Damiano nasconde una cavità nel sottosuolo che, se sottovalutata, potrebbe mettere a rischio la stabilità del campanile. Dopo i rifiuti e il degrado, ecco una nuova minaccia per l'antica parrocchia di Secondigliano, da settembre affidata ai missionari di Sacri Cuori. Proprio la comunità religiosa si è affidata al geologo Franco Ortolani per un sopralluogo. Secondo l'esperto, occorrono interventi ad horas per mettere in sicurezza la cavità in vista delle piogge che, in misura più abbondante, potrebbero scavare nel sottosuolo, creando veri e propri disastri. Inoltre, sempre secondo Ortolani, la tipologia di asfalto presente su via Vittorio Emanuele induce le ruote dei mezzi più pesanti ad assestare delle sollecitazioni sismiche alla struttura.